Questo discorso finale è duro fatica a capirlo. E Il terrore, ecco. con questo ci... mi Però bannano. No, qui da... Aridai, mi ribannano. dai, allora. Chiudiamola qui. Se avete dei Non era la dubbi, risposta che volevi, già. no. Se avete dei dubbi, fate domande, magari Luca torna. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su Monica Vlog. Questo è un video improvvisato perché Luca è venuto a trovarmi per parlare di altre cose e poi abbiamo detto: ma perché non registriamo un video? Siccome lui. E quindi è per quello che ci troviamo un po' accartocciati nella mia Un po' postazione, vicini. quella un po' vicini, accartocciati nella mia postazione solita di registrazione. Ma vi dico subito di cosa vogliamo parlare in questo video. Io gli ho chiesto: ma te che te ne intendi? Ma mi spieghi cos'è sto benedetto metaverso che se ne sente parlare? E lui ha detto: va bene, e allora ci si fa il video. Quindi sigla e cominciamo subito. Perché io ti ho chiesto a te del metaverso, Luca? Soprattutto perché io ho accettato di parlare, però Perché l'ho vabbè. chiesto a te? Cioè, che competenze hai in merito? Allora, io mi occupo relativamente di comunicazione, faccio congressi, io in realtà in campo medicale, però ci si trova a avere a che fare con agenzie di comunicazione di ogni genere e questo è un argomento che si sta allargando a macchia d'olio, quindi se ne parla, ovunque si parla di comunicazione, il metaverso è diventato un po' Ecco. l'argomento del giorno e dei giorni a venire, se ne parlerà sempre di più. E che cos'è il metaverso? È una domanda facile, nel senso che il metaverso vuol dire oltre l'universo in cui siamo. Se uno dovesse dare una definizione, è un ambiente virtuale, solitamente tridimensionale, dove si vive attraverso un avatar, cioè non siamo noi stessi, ma siamo ricreati attraverso un qualche tipo di avatar. Ma una Una specie di cosa. Matrix? No. Sì. In un certo senso sì, in Matrix comunque le loro identità erano puramente digitali. E questo succede già nei videogiochi, chi ha esperienze di videogiochi di massa online è già stato in un metaverso. Il metaverso è un universo alternativo con regole alternative. Quello a cui ci riferiamo come metaverso è un ambiente dove adesso si sviluppa anche un sistema economico, un'interazione sociale, mentre in un videogioco ci sono degli obiettivi da raggiungere, in un metaverso semplicemente simuli la vita reale. Non è più tanto una simulazione perché una volta che c'è un sistema monetario, quindi la possibilità di lavorare, quindi la possibilità di guadagnare, è un mondo vero, è un mondo vero con regole leggermente diverse. Allora, anni fa io avevo sentito parlare di Second Life, Precisamente. però avevo provato a iscrivermi. Io guardavo sul computer degli scenari, vedevo la mia Sì. figurina, però sembrava tipo un videogioco. Perché Second Life nasce come un videogioco. E quindi che differenza? Ecco, La insomma, cioè, differenza è che spiegalo a una che non capisce nulla. invece di creare un ambiente chiuso come quello di un videogioco, dove ampio quanto vuoi, comunque la vita di È questi lì. personaggi è lì, in un metaverso, poi spiegherò, ci sono diversi tipi, comunque in generale, in un metaverso sei proprio te. Quindi, mentre la tua Second Life, te creavi un tuo avatar che aveva una sua identità, l'obiettivo del metaverso è quello che l'identità sia comunque la tua. Non la tua identità intesa come nome, cognome, che professione fai, che quella conta quella dentro il metaverso. Sì. Però sei in prima persona, deve essere il più immersivo possibile. Il senso vero, il vero obiettivo è quello dell'engagement, cioè quello che cercano di fare da sempre i creatori di ambienti virtuali è quello di portare le persone a passarci più tempo possibile. Certo. Quindi, mentre adesso seguire un canale come il tuo, ad esempio, magari ti viene impegnati per qualche decina di minuti, mezz'ora, un'ora al giorno, l'idea di creare un mondo virtuale ti permette di starci anche 24 ore, perché se poi alla fine lavori lì, i tuoi amici ce l'hai lì, l'intrattenimento lo trovi lì, diventa un po' come la sindrome, mi viene da dire, la sindrome da centro commerciale, presente quando uno dice: ma io la spesa la faccio lì, poi dal parrucchiere vado lì, io no, la palestra la trovo lì, cioè raccogliere più offerte in un unico ambiente permette di far fare più cose, perché magari ero uscito solo per fare la spesa, vado al supermercato, faccio la spesa e dal parrucchiere non Certo. ci vado. Se vado al centro commerciale e mi ci trovo davanti, sai che Fai faccio anche anche quello, quello. faccio quello, poi compro una cosa. L'idea generale è quella di creare un mondo
dove immergersi completamente. Ti interrompo perché voglio capire, in soldoni, no? Però, cioè, questo mondo non lo tocchi, come fai? Cioè, si sta parlando di visori? Cioè che te vivi, ti muovi a casa tua e tramite un visore però ti sembra di essere altrove? Allora, il limite non c'è. Il limite è l'immaginazione e la tecnologia. All'inizio può essere anche davanti a uno schermo. Più propriamente, almeno un visore. Ma esisterebbero anche delle tute sensoriali che già ti danno anche un certo tatto, temperatura... In realtà ci sono degli piccoli applicativi, ha fatto successo la notizia più che l'oggetto commerciale, la possibilità di darsi baci a distanza, una specie di simulatore di labbra, ci sono delle cose. In realtà qui si aprirà un mercato enorme per l'interazione sociale. Okay. La vera però fruizione del metaverso sta nell'idea di creazione di contenuti, fruizione di contenuti, e quelli che sono gli NFT, no? I non fruibile token, cioè io creo qualcosa che nel metaverso ha un valore commerciale. Sì. A suo tempo mi avevano proposto di fare dei quadri NFT, come, cioè di vendere quadri. Ho lasciato perdere. Forse sei un po' allergica al denaro. Però perché c'è del business su questa cosa, c'è un forte business. Un esempio è, ritornavo ai videogiochi da cui nasce, i videogiochi sono un po' il banco di prova dove poi nascono queste cose. Adesso esiste un criterio che si chiama Play to Earn, IPOE, PTE. Prendi te giochi e fondamentalmente smini criptovalute, cioè sminare vuol dire creare criptovalute, quindi te fondamentalmente giocando guadagni soldi, chiaramente fai guadagnare una quantità. Sì. La stessa cosa vale per questo ambiente, se te sei un pittore nel tuo mondo, nel tuo metaverso, perché dico nel tuo metaverso, perché c'è tantissimi metaversi, in questo momento, quando ho fatto l'ultimo censimento, 141 attivi. Addirittura? Sì. Andiamo per gradi, no? Perché se quelli che mi seguono sono tipo me, non ci stanno già capendo più niente. Okay. Partiamo dalle basi. Ok, il metaverso che cos'è? Un mondo virtualizzato. Mm. Lo può creare chiunque. Il più famoso in questo momento, perché se ne è parlato di più, la pubblicità di più, è Meta di Facebook. Certo. Facebook ha cambiato nome, ora si chiama Meta. Si chiama Meta. La verità è che non è né il primo né il più diffuso. Ce n'è tanti altri, Sandbox, si chiama uno, quello italiano si chiama Nemesis. Insomma, ce n'è tanto. Possono essere tematici, quindi un metaverso dove si parla solo di sport, un metaverso dove si parla solo di arte, oppure possono essere generalisti, quindi simulare il mondo reale o in un'altra ambientazione, più futuristica, meno futuristica, eccetera. Ognuno si crea il suo cercando di renderlo più accattivante, questa è la grande verità. Certo. Ogni azienda alla fine comunque cerca di creare... C'è il ritorno economico dietro a tutto. Il ritorno economico può essere... sotto molti aspetti, di solito sono gratis. Quando una cosa in internet è gratis, il prodotto sei te, no? Ovvio, sì, sì, tutto quello che fruiamo... Se ti tengono nel metaverso, te assisterai alle loro pubblicità, comprerai i loro prodotti e gli aiuterai a produrre contenuti su cui loro lucreranno. Certo, sì, l'aspetto è quello di cercare di farli crescere il più possibile. E di lì che poi nasce il discorso dell'interazione. Se vuoi stare davanti a un monitor, stai davanti a un monitor, se vuoi avere un visore, hai un visore, chiaramente se magari... vuoi una tuta che ti permette di sentire il tatto perché vuoi fare i massaggi virtuali, te la compri. A me questa cosa un po' mi spaventa, un po' tanto. È molto particolare perché sta crescendo in fretta. E come tutte le cose che la gente non sa usare, può essere ci saranno eccessi. Ora mi hai parlato del massaggio virtuale e la domanda è: ma perché mi devo mettere una tuta e fare un massaggio virtuale quando posso chiamare una massaggiatrice che viene a casa e mi tocca davvero la pelle e mi fa davvero il massaggio? Secondo me perché stiamo assistendo a proprio un'evoluzione... Evoluzione... È discutibile. Comunque, un cambiamento sociale, perché per quale motivo hanno tanto successo i sistemi messaggistici, WhatsApp? Queste ci sono state delle riflessioni interessantissime. Un esempio, cito la Sherry Tarcole, è una che si cercano su YouTube, si frugano, una sociologa divertentissima, perché è una che è stata premiata anche da riviste del settore informatico, perché era un entusiasta di questi sistemi, poi ora è diventata un antagonista. Certo. Perché si è resa conto che un pochino... Lei faceva l'esempio, perché la messaggistica funziona? Perché invece di un discorso come stiamo facendo noi, coraggiosissimo, dove te mi dici, oh dai, facciamo un video e lo facciamo,
La messaggistica ti permette di correggere quello che stai dicendo. Lo prendi, certo. Lo leggi, rispondi con i tuoi tempi. Certo, sì. Io sono la prima ad usarla proprio perché... Hai un controllo totale di quella che è la tua espressione. Decido di esprimermi, presentarmi in un certo modo. Se io mi virtualizzo addirittura, non c'è la mia faccia ora con le gote rosse, ma c'è un avatar che io ho creato, mi sento ancora più sicuro, ho ancora più controllo. Questo successo degli ambienti virtuali nasce tantissimo dal fatto di un'interazione filtrata. Vabbè, io non sono mai esposto. Come filtri che usiamo, ma io per prima, a volte quando mi guardo dico, mamma mia che faccio, oggi uso il filtro. Questo filtro sociale permette di fruire il massaggio anche a chi si vergogna del suo corpo. Mi sento grasso, non sento di avere una bella pelle, ho la casa in disordine, non mi entra uno che mi viene a massaggiare. Sono in questo mondo dove io sono sicuro perché l'ho creato io, creo una comfort zone virtuale. Il problema è che, quindi, come umano, smetti di crescere. Certo, sei sempre più vulnerabile, sempre certo, più certo. Insicuro. Infatti, questa cosa che hai detto la trovo terrorizzante. Vuoi essere terrorizzata? Te ne dico un'altra. Oddio mio! Tutto quello che sta succedendo e che nel metaverso è amplificato, non esiste più la solitudine. Ma non la solitudine negativa. Lo stare soli con se stessi. No, infatti... Se in qualsiasi momento, già ora, noi possiamo tirare fuori un cellulare, invece ma di riflettere... già ora, infatti. Pensa nel momento in cui ti sarai immerso in una cosa dove te decidi ogni tuo stimolo. Ti crei il modo di non dover mai stare fermo a guardarti dentro. È terribile. È particolare. Poi io su di me lo vedo molto, per esempio, che tendo un po' anche a scappare, no? Perché magari avverti un dolore, avverti un disagio e quindi ti viene da dire sì, prendo il cellulare e leggo e faccio, cioè hai sempre questa via di fuga. Infatti a volte io dico no Monica, ok, ora basta, lascio il cellulare in casa, esco fuori in giardino e non me lo porto, perché è l'unico modo per dire ok, sto qui come stessa e sono io. Quindi e vedo quanto è importante. Te stessa, nessuno monetizza. Questo è. Lo so, però. È per quello che ti ho parlato. Il primo termine che ho usato è stato engagement. Sì, noi adesso siamo una risorsa economica. Sì, questo l'avevo già capito. 24 ore è l'obiettivo. 24 ore. Ci sono le app che monitorano mentre dormi. Certo. E quella non l'ho voluta, cioè, ho detto no, ascolta, non mi rompere le palle, dormo, cioè, no. Molto particolare, comunque ora senza volere, ora se no ti poi spavento tutti i tuoi spettatori, no, la verità no, è che okay, il metaverso panico, è un'occasione di, come dire, rimettersi in gioco con un'identità simulata in un mondo simulato. Quindi puoi essere chi vuoi e fare quello che vuoi, quindi il potenziale anche però sia a livello di svago, ma sia anche a livello creativo e professionale, è interessante. Un altro esempio, ora ho parlato dell'esempio negativo del massaggio domestico, sì. Però un altro esempio può essere, benissimo, tu hai un collaboratore che sta in Giappone, il costo per incontrarvi è certo. 3-4 mila euro di biglietto d'aereo e albergo. Ma già ci sono le videoconferenze. Ma non è la stessa cosa che trovarsi fisicamente in una stessa stanza virtuale, però una volta che il grado di immersione è concreto, tangibile, anche senza tute, però comunque sembra, è migliore, è sicuramente migliore. Sposti fisicamente gli oggetti, capito? Potresti fare delle cose, puoi giocare una partita a tennis. No, allora, diciamo che lo posso trovare interessante quando arriveranno a fare una tecnologia in cui io non devo indossare niente. Allora lo trovo interessante. Se però mi dici ti devi mettere la tuta, ti devi mettere il visore, cioè a me già gli occhiali mi danno il mal di testa. Il chip nel cervello? Già ho la toppa nel cervello. Cioè, sarà che per la mia esperienza di vita, sinceramente, di roba finta addosso già ce n'ho abbastanza e la sento, la avverto. Quindi mettermi anche un visore, ma chi me lo fa fare? Perché? Ti faccio un'altra provocazione. Pensa quanto è difficile e per certe volte anche pericoloso organizzare un grande evento. Pensa durante i tempi del Covid, si è fermato l'intrattenimento. Sì, infatti. Pensa a fare un concerto da 1 miliardo di persone dove tutte sono praticamente in prima fila. Si percepiscono se stesse in prima fila perché le telecamere sono, capito, in prima fila. Quindi hai magari 30 o 40 mila persone che pagano il biglietto e stanno lì effettivamente.
Ma te che magari non potevi viaggiare, che hai degli impegni, una famiglia, una Ah no, io di fatto non viaggio per i miei problemi. Vivi comunque l'evento immersivo, con effetti chiaramente di luci, grafiche, suono perfetto, perché poi se si parla di una postazione virtuale, insomma, quindi cuffie ad altissimo livello. Quindi, ad esempio, per l'intrattenimento è un modo... Immaginati creare film dove te non sei a sedere e guardi uno schermo, ma sei immerso. Pensa a Jurassic Park a 360 gradi. No. O un horror. No, allora, più parliamo di questo metaverso, ragazzi, più io lo sto proprio... Ah, no! La parola mi viene no. Perché no, troppo, questa cosa troppo immersiva la sto trovando invasiva. Di bello c'è che ci sarà sempre un interruttore. Chissà, forse, non lo so, perché ecco, parlando di queste cose a me mi viene in mente Orwell, certo. Cioè mi vengono in mente tutte ste robe, Fahrenheit, tutti questi libri distopici che ho letto e che quando l'hanno scritti sembrava fantascienza, no. E poi si sono rivelati di fatto... Erano trattati sociopolitici. Ecco, infatti, quindi... Sicuramente potrà succedere che ti dicano, no, allora mi voglio scollegare dal metaverso, e no, loro ma ti dicono il tuo credito sociale scende, poi... Eh no, infatti non ti... puoi mettere benzina. Ma anche sta cosa dell'engagement è pericolosa. Ma io l'ho già vista, per esempio, l'altro giorno mi stavo iscrivendo su una piattaforma che mette in contatto gli influencer con le aziende, sì. No? Fra l'altro ci ho fatto anche un video, perché su questa piattaforma qui, che non nominerò, c'era la data di nascita e non era possibile essere nati prima del 1985, no? Già, me ne pulisco. E quindi ho fatto un video della serie, sono troppo vecchia per fare l'influencer, e niente, vabbè, così. Però in realtà è stata l'unica piattaforma con questa problematica, altre su cui mi sono iscritta non avevano questo limite, no? Però volevano l'engagement. Parlavano, e per esempio il mio Instagram, su cui ho 4.000 rotte persone che mi seguono, però non ho un buon engagement. Però perché dopo questo video, 2.000. Sì. Non avevo un buon engagement, perché non sei valutato in base ai contenuti che porti, alla persona che sei, ma in base a quanto la gente che è iscritta al tuo canale o al tuo Instagram che ti segue, clicca e mette mi piace, ti mette il cuoricino e commenta. Certo. Perché se te puoi mettere le foto più belle del mondo, non è il mio caso perché lo uso così. Se non generi interazione. Però se non generi interazione. Per questo motivo, no? Stiamo diventando tutti martellanti. Ah, iscrivetevi, lasciate un commento, perché se no sparisci. Quindi anche la tua possibilità di portare contenuti che possono essere anche di valore, se non hai la gente che però ti segue e ti dà engagement. Sì, ne parlavamo in modo informale, è il motivo per cui la gente cerca di fare i flame, di creare discussioni, polemiche. Perché... Infatti, purtroppo alla fine sono quelli che creano engagement. Sono provocatori. Cosa che io poi evito, perché magari anche sul canale se trovo un commento storto spesso... Lo tolgo, no? Perché ma noi se nati no, prima poi... dell'85 non la vogliamo più la polemica, siamo stanchi di polemiche. Siamo stanchi di polemiche, però mi rendo, e perché soprattutto non è quello che voglio portare io, esatto, nel mondo, però mi rendo conto che economicamente non rende. Però ecco, forse da quel lato forse il metaverso in realtà avrà dei ritmi un pochino più lenti. Perché sì, perché cercando l'engagement attraverso il tempo e non l'intensità nel breve, forse non sarà più necessaria la polemica, anche perché sicuramente in un ambiente dove te stai immerso... Sì, ma chi è che ha tempo di stare sempre immerso poi alla fine? Se ci lavori, il gioco è questo, che i lavori tradizionali stanno deludendo, soprattutto le nuove generazioni, da un lato anche legittimamente, perché soprattutto in Italia lo stipendio non cresce da 20 anni, quindi tutti cercano soluzioni economiche alternative. Mm. Essere un creatore di contenuti passivo proprio, a quel punto non devi più essere creativo, ti basta starci 20 ore e magari già generi qualche cosina, perché guardi pubblicità, sai, a volte c'è questa meccanica, se guardi pubblicità, fai recensioni, ti passano gli spiccioli, ti passano l'elemosina. Ci potrebbero essere tantissime persone non creative, non in grado di monetizzare in internet, che diventano improvvisamente però... quell'utente passivo necessario agli altri a monetizzare.
Questo discorso finale è duro fatica a capirlo. Ti faccio un esempio. Se Wanda Marchi disse, per ogni persona come me che si alza la mattina si devono alzare 1 milione di imbecilli. Ah. Questo è un discorso importante, perché lei era fondamentalmente una truffatrice. Infatti poi. Che però vendeva prodotti che se nessuno compra. E lì sarà la stessa cosa. Se te crei un ambiente dove tutti quelli che sono dentro sono creativi, è vero che in parte sono anche consumatori dei prodotti degli altri, ma la cosa che serve è comunque una massa molto numerosa di persone che sono, per l'azienda che ospita il metaverso, i famosi big data, no? Quindi il bacino di utenza per i propri profitti nel mondo reale, e per i creativi, pubblico. Cioè, ci vogliono gli spettatori, no? Come la trasmissione televisiva che non fa share, la chiudono. Quindi, te nel metaverso devi sia attirare le forze creative, ma devi attirare anche spettatore passivo, uno che entra dentro e dice: ah, guarda, Monica qui fa anche massaggi virtuali. Farò il canale ASMR dove quando guardano i miei video ASMR, che però è una cosa molto di sguardo, no? Per esempio, il video ASMR, non so se te l'hai sì, sì, visto. Certo. Si basa sul guardare associato all'udito. Molti ascoltano e basta, però il guardare secondo me è molto importante. Quindi arriveremo a fare gli ASMR in cui la gente sentirà davvero le mie manine che gli fanno così. E più che altro ti guarderanno tutti negli occhi. Vedranno ogni ruga. No, perché col metaverso potrò essere bellissima, giovanissima. No, vabbè. Ti faccio l'ultima provocazione prima di chiudere. Non solo. Potresti addirittura non essere la stessa persona per tutti. Perché uno degli aspetti è la customizzazione, quindi la personalizzazione dell'esperienza. Okay. Quindi ognuno potrebbe anche, ti potresti fare un avatar che si adatta un pochino al singolo utente che vuole partecipare. E questo è allucinante. E con questo, vero, il terrore è con questo. E con questo mi bannano. No, qui è da... ridai, mi ribannano. Allora... No, vabbè, è allucinante, perché dov'è il valore aggiunto della persona? Cioè, chi segue Monica, chi segue Luca... è perché ha qualcosa in comune con Monica e con Luca, ma se io devo dare a ogni persona quello che vuole, non vuole più me, allora cioè, diventiamo tutti uguali, non c'è più differenza tra seguire me o seguire un altro, se poi te segui solo quello che vuoi vedere. Non so se mi sono spiegata. Chiudiamola qui. Se avete dei dubbi... Non era la risposta che volevi già. No. Se avete dei dubbi, fate domande, magari Luca torna. Vogliamo dire che Luca aprirà a breve un canale? Sì, non so ancora di che cosa parlerò, forse mi farò, come dire, dei nemici, però mi piacerebbe, sì, questo aspetto che abbiamo detto, soprattutto molto esistenziale, mi piacerebbe approfondirlo su tanti argomenti che sono un pochino all'ordine del giorno, anche delle paure degli utenti come noi. Ok, quindi sicuramente non appena avrai il link del canale, spero prima che il video... Sì, forse ci sarà già. Sì, sì. Ok, quindi io vi lascio intanto il suo link sotto il video in modo che possiate iscrivervi, perché sono sicura che porterà della roba interessante, andrà seguito per forza, ragazzi. E niente, poi insomma fate pure anche domande, se c'è da tornare poi tanto torni, vero Luca? Anche perché questo è un argomento vasto, magari a volte è meglio fare pillole magari, infatti, perché siamo già a 23 minuti, magari appunto fate pure domande e continueremo. Però felice di spaventarvi. Continueremo. Ciao.